Forum Nazionale della Consulenza, come sta procedendo l'edizione di quest'anno? Quali sono le riflessioni e le novità emerse dalle ricche tavole rotonde della mattinata? Ma sì, la prima sensazione è che c'è stata, come anche gli altri anni, una buona partecipazione da parte del pubblico, che è la prima cosa che si rileva e che denota il fatto che comunque intorno a questo argomento della consulenza finanziaria c'è un notevole interesse da parte di soggetti appartenenti un po' a tutti i mondi della finanza, dei servizi finanziari, quindi di questo siamo particolarmente contenti. La seconda cosa è che ci ha fatto molto piacere avere la partecipazione di relatori che appartenevano sia alle autorità europee e italiane che a praticamente tutte le associazioni degli intermediari che hanno potuto portare ognuno il proprio punto di vista, le proprie osservazioni, e certamente in alcuni casi sono convergenti, in altri ci sono delle diverse vedute, però è proprio il confronto di opinione che arricchisce un evento come questo. Ecco. E la nota interessante è, come diceva lei, la partecipazione di voci diverse, rappresentative comunque dei professionisti del settore, consulenti, ma non solo, c'era anche APF o Assoreti nella figura di Marco Tofanelli, che è, se vogliamo, anche un po' il sintomo di come sta cambiando questo settore. È così, secondo lei? Insomma, quali sono i tempi di questa evoluzione del settore e della professione di consulenti o promotori? Ma speriamo che l'avvio di questo nuovo albo, che includerà consulenti finanziari sia con mandato, cioè gli ex promotori finanziari, sia i consulenti finanziari indipendenti o come si chiameranno, in un unico disegno, sicuramente è un fatto molto positivo. Certamente non bisogna sottovalutare le differenze che ci sono tra i diversi soggetti, ma che comunque sono assolutamente complementari e che possono integrarsi con successo e sicuramente a favore del cliente. Noi pensiamo, insomma, che sia venuto il tempo che questo albo nuovo nasca. Abbiamo avuto anche degli incontri presso il Ministero dell'Economia, che ci ha rassicurato sul fatto che si sta lavorando a questo progetto. Insomma, questa volta tutte le parti coinvolte sembrano orientate, anche la stessa Consob, a questo esito. Ci sono attualmente dei tempi tecnici per fare le cose fatte bene e quindi speriamo che già in quest'anno si possa vedere un esito a questo processo, quantomeno dei passi avanti significativi. È chiaro che quindi con l'avvio di questo nuovo albo anche l'attività dei consulenti finanziari indipendenti o le società di consulenza finanziaria avranno un maggiore riconoscimento pubblico e potranno svolgere quindi il proprio ruolo in modo più consono e anche sotto una regolamentazione.